Ciao ragazzi, bentornati alla lezione di matemagia. Che cos'è questa? Tranquilli, non preoccupatevi, ci servirà dopo. Oggi l'obiettivo sarà farvi costruire una parola magica. Pronti? Andiamo a vedere. Tutto ciò che vi serve è un foglio di carta, una biro per poter scrivere e una calcolatrice, una qualsiasi, non preoccupatevi. Pronti? Ora scegliete un numero di tre cifre, quello che volete voi, purché le tre cifre siano diverse tra loro, e scrivetelo sul vostro foglio. Adesso scambiate l'ordine delle cifre, leggendo il vostro numero da destra verso sinistra, ottenendo pertanto un altro numero di tre cifre diverso dal precedente. In particolare, uno dei due numeri sarà maggiore. Pertanto, adesso fate una bellissima sottrazione tra il numero maggiore e il numero minore. L'avete fatto? Questo potrebbe avervi generato circa qualsiasi numero. Tuttavia, qualora il numero ottenuto non sia di tre cifre, ma sia di due cifre, consideratelo comunque come se fosse di 3, ovvero come se la posizione delle centinaia fosse occupata dallo 0. Adesso cerchiamo di mischiare ancora un po' le cose, dai! Leggete ancora da destra a sinistra il risultato, ottenendo quindi un altro numero di 3 cifre. Ma questa volta, anziché sottrarre, dovrete sommare, quindi andate a sommare il numero appena ottenuto con quello che avevate ottenuto in precedenza dopo aver fatto la sottrazione. Avete ottenuto il vostro risultato finale? Bene, adesso possiamo andare a usare questa meravigliosa tavola. Come potete vedere, su questa tavola ci sono tutte le cifre da 0 a 9. Ad ogni cifra è associata una lettera che trovate sotto la cifra stessa. Tutto ciò che dovete fare non è nient'altro che leggere la parola che ottenete, associando ad ogni cifra del vostro risultato la lettera corrispondente. L'avete fatto? Bene, anche noi. Guardate lì. Il gioco in realtà è semplicemente un trucco matematico. Vi basta prendere un qualsiasi numero di tre cifre, come abbiamo detto, e qualsiasi sia la vostra scelta, otterrete 1089. Non ci credete? Ma guarda, prendiamo 384. Scambiate l'ordine, ottenete 483. A questo punto dovete soltanto fare la sottrazione come richiesto. Questo è uno di quei casi, come vi dicevo prima, in cui ottenete come risultato 99, per cui dovete considerare uno 0 davanti. Scambiate l'ordine ottenendo 990 e ora andate a sommare 990 con 99 e otterrete 1089. Questo succede sempre e comunque, ma se siete interessati al perché, mettete uno splendido like, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e soprattutto commentate dicendo: "Ma io vorrei sapere il perché questa regola vale sempre." E noi saremo solo che felici di spiegarvelo. Per oggi dal Mazzegnale è tutto. Alla prossima, ragazzi. Ciao!